Allora, bentornati sul nostro canale, noi siamo sempre in trasferta, cioè in realtà noi siamo tornati a casa ma stiamo registrando questo video mentre siamo in Provence e voi direte ma che cosa cavolo ci fate in casa invece che stare fuori a godervi la Provenza? La realtà è che siamo qui da una settimana, il tempo è infame, abbiamo delle giornate da mille stagioni, soprattutto tanta pioggia. Quindi ma è un contesto ideale per provare le macchie fotografiche. Per provarle, soprattutto per recensirle. Quindi in questa settimana abbiamo testato diverse camere e ve le stiamo raccontando. Sì. Quindi oggi facciamo un super confrontone tra tre fotocamere mirrorless di livello medio. Prima di cominciare però, sigla! La tenda, sì. E ragazzi, lasciamo perdere qui il bello, troppo vino in Francia. Tre fotocamere di tre marche diverse a confronto oggi. Esatto, allora, cominciamo bambine diverse. Con ordine qua perché non abbiamo abbastanza mani. Abbiamo no, ci manca, mettiamo il patato. Allora, abbiamo la Canon EOS M50. Prezzo street price al momento 630-650 euro con l'obiettivo in kit il 15-45. Scusa, posso fare una citazione? Sì. Una citazione. Principessina numero uno e se la riconoscete siete malati come me. Seconda camera. Principessina numero due. La Sony A6300. Prezzo di listino 820-830 euro con il 16-50 in kit. Questa è una principessona invece. Questa è la più grossa di tutti, eh? E invece la Panasonic G80, che è quella che normalmente utilizziamo per i nostri video, che al momento si trova tra i 650 e i 700 euro con il 1260. Parentesi, qui trovate tutti i video, esatto, full completi di queste, ecco, camere. Va detto che questa non sarà una recensione completa, chiaramente no. Vi rimandiamo ai singoli video di queste tre macchine che abbiamo recensito tutte e tre, quindi li trovate, come diceva giustamente lei, altra citazione dotta. Di che? Di Aladdin. Aladdin. Ah, no, ragazzi, faccio le citazioni senza saperlo, ragazzi. Bene, allora, queste due camere, la Canon e la Sony, hanno entrambe un sensore APS-C, una con un fattore di crop 1.6 e l'altra con un fattore di crop 1.5, però diciamo che le dimensioni sono più o meno simili. Se non sapete cos'è il fattore di crop, andate su Wikipedia. No, dai! Il fattore di crop... Trop vin francese. Il fattore di crop non è altro che quel fattore che serve moltiplicare al numerino che trovate sull'obiettivo per confrontarlo con l'ottica full frame. Ah, ho detto un cazzo. Ok, quindi se avete un obiettivo 15-45 e ce l'avete sulla Canon che è una APS-C e se l'avete 15-45 anche di là, non è la stessa cosa, quindi no, l'immagine che otterrete non è la stessa. Perché qui abbiamo un sensore micro 4 terzi, quindi un pochino più piccolo rispetto alla Canon e alla Sony, dove il fattore di crop è 2, quindi quando trovate 12 qua, in questo caso significa 24. Quando qua trovate 15 dovete fare per 1,6. Non la so questa modificazione, ma sarà... Allora, ragazzi, facciamo che in descrizione vi mettiamo sta cosa, perché io mi sono un attimo persa tra moltiplicativi di... Mi sembrava di essere tornata a scuola. In descrizione trovate la spiegazione di sta roba. Vero. Scritta ma da lui, non scritto da me. Ma comunque, se state valutando queste macchine, probabilmente questa cosa non vi servirà. O la sapete o non vi serve. Va bene. Quindi non fa, diciamo, un ma magari uno non lo sa ma e vuole spiegare. Magari chiedetecelo nei commenti e vi risponderemo. Va bene. Allora, quindi abbiamo due APS-C. Di due crop. Questo vuol dire due sensori un pochino più grandi rispetto a quello della Panasonic. Che di solito questo significa anche una maggiore qualità nelle riprese in notturna, perché un sensore più grande raccoglie più luce e quindi riesce a performare meglio. Detto questo però, sia la Canon che la Sony hanno un sensore da ben 24 megapixel, quindi molti più pixel. Tanta roba. Mentre ma la... tieni in mano questa, tengo io. Giusto, mentre... No, non me le dai, ma... Cioè, ragazzi, voi dovete capire che la mia vita è una vita triste, perché io devo ragguadagnare le camere mentre lui è nascosto. Mi inquieta il fatto. Sì, è una roba inquieta. Vabbè. Comunque, spero che si capisca quello che stiamo dicendo. Comunque, la Panasonic invece ha un sensore da 16 megapixel, quindi con una risoluzione inferiore. Questo significa che quando andrete a fare magari stampe in grande formato, di qua potreste avere un po' di perdita di dettaglio, mentre qui ce l'avete comunque. Quindi, 16 megapixel con un sensore micro 4 terzi per la Panasonic, APS-C per 24 megapixel, 24,1, 24,2 per Canon e Sony. Ok, poi... Quindi questa è la prima differenza.
Seconda differenza a livello dimensionale, la più compatta di tutti, diciamo che se la giocano tra Canon e Sony, perché Panasonic G80 è un corpo macchina quasi reflex praticamente, quindi è una macchina un pochino più ingombrante. La Canon e la Sony invece sono tra le più compatte, pur avendo un sensore più grande. Sono compatte sia lato obiettivi, dove qui vince la Sony, per questo obiettivo in kit veramente molto piccolo, anche quello della Canon è comunque molto piccolo ed è collassabile, quindi è apprezzabile da questo punto di vista. La Canon è leggermente più alta, mentre la Sony è un pochino più larga, quindi è un pochino più lunga, ma è un pochino meno spessa anche, quindi dal punto di vista delle dimensioni forse la Sony è quella più compatta in assoluto, mentre la Panasonic è grossa, ecco, quando la porta in giro è abbastanza ingombrante, pur non essendo in senso assoluto grande. Dal punto di vista del peso invece siamo praticamente lì, abbiamo 520 grammi per la Sony, siamo sui 550 anche per la Canon con obiettivo in kit. La Panasonic anche lei siamo sui 600 grammi, quindi non tantissimo di più. Sembra molto più grande, ma non è così più pesante, quindi dal punto di vista del peso siamo più o meno lì. Dal punto di vista dell'ergonomia, questa volta Panasonic si prende la rivincita, perché avendo un'impugnatura più importante e in generale un bilanciamento del peso più ottimizzato, riesce a stare bene in mano, quindi con quella non la perdete, e anche chi ha le mani grandi non farà fatica a trovare la posizione confortevole con la Panasonic. Un pochino più difficile invece per Canon e Sony, con una leggera prevalenza per Canon, che ha secondo me un'ergonomia migliore per via dell'impugnatura che è più sagomata e ha un invito per posizionare il medio proprio in questa posizione, che rende proprio confortevole lo scatto. La Sony invece è un po' più piatta, un po' più dritta ed è un pochino più difficoltoso da tenere. Io ho sempre un po' la sensazione che mi cada, quindi tendenzialmente la utilizzo mettendoci il laccio, e quindi devo dire la verità, mi ha dato un po' meno comfort dal punto di vista ergonomico. Poi anche la posizione dei tasti in questo corpo macchina, soprattutto lato video, che sta qua in una posizione secondo me un po' infelice, ecco, non aiuta l'ergonomia da questo punto di vista. Mentre Canon e Panasonic fanno la stessa scelta di metterla vicino al pulsante di scatto, per cui nella posizione forse più intuitiva in assoluto. Poi, allora, lato LCD abbiamo monitor adesso, completamente snodato per Canon e Panasonic. Questo è molto comodo per chi fa come noi dei video vlogging, quindi se siete alla ricerca di una macchina per youtuber, queste sono le due candidate. Questa sì e questa sì. Solamente il problema è che ci sono un po'. Metti il tuo pollice. Il mio pollicione. Esatto. Allora, perché entrambe hanno questo monitor snodato e la porta per microfono con jack qui al fianco. Anche questa, la Sony, ha la porta per il microfono posizionata qua in basso. Però purtroppo non ha il monitor completamente snodabile, questo è una criticità per chi come noi vuole fare vlogging. Ok. Poi, tropicalizzazione. Ecco qui la candidata numero uno, la vincitrice, è la Panasonic G80. È tropicalizzata, quindi resistente a polvere e a pioggia. Poi dico sempre, non immergetela nell'acqua, perché non è una cosa però da fare. Se venite in Provenza con la pioggia. Sì, se vi capita di avere dei periodi in cui dovete fotografare all'esterno e piove, insomma, con la Panasonic andate abbastanza a cuor leggero, mentre con Canon e con Sony dovete prestare più attenzione, soprattutto con Canon, che ha un corpo in policarbonato non tropicalizzata, e quindi fate molta attenzione quando la utilizzate in condizioni molto di umidità o polverose, mentre la Sony ha una piccola protezione, non eccessiva, però comunque si può utilizzare in condizioni di umidità elevata, non pioggia, ecco, mi raccomando. Stabilizzazione. Allora, chi vince? Allora, qui come stabilizzazione vince la Panasonic G80, che ha una stabilizzazione sul sensore di 5 assi che può funzionare anche in abbinata con gli obiettivi stabilizzati. Stabilizzazione doppia, insomma, dual IS. Siamo in Francia e ho perso la capacità di parlare inglese. Vabbè, se vedremo. Ad ogni modo, performano molto bene anche la Canon EOS M50 e la Sony A6003, che hanno una stabilizzazione elettronica, tuttavia funziona, devo dire, molto bene lo stesso. Se montate degli obiettivi che non sono stabilizzati, allora Panasonic vince poi su tutta la linea. Se invece la utilizzate con i loro obiettivi in kit, che comunque sono stabilizzati, questo le rende praticamente equivalenti. Autofocus, qua abbiamo una netta vincitrice. Chi è? La Sony A6003,
perché come autofocus è praticamente imbattibile. Non mi ricordo neanche quanti punti abbia di messa a fuoco, ma la messa a fuoco abbinata a rilevamento di fase e contrasto di Sony, devo dire, non si batte. Infatti non a caso dicono che sia l'autofocus più veloce del mondo e io non posso più comprare. Della Provence, se le blu... del West. Le blu vite della Provence, ragazzi, ho imparato il francese. Al secondo posto troviamo la Canon, che con il suo dual pixel autofocus, sempre a rilevamento di fase, è davvero ottima, performa davvero molto bene. Non siamo ai livelli di Sony, ma comunque senza problemi si riesce a mettere a fuoco sempre. Per ultima abbiamo l'autofocus a contrasto di Panasonic G80, che non è negativo in senso assoluto, però come tutti gli autofocus a contrasto, sebbene Panasonic stia investendo molto su questo tipo di tecnologia, tende a avere qualche difficoltà quando mette a fuoco sulle persone. Magari vedrete lo sfondo un po' sfarfallare, no? Come se continuasse a cercare il punto di messa a fuoco ideale, quindi non è fulmineo come sulla Sony e non riesce magari, quando il soggetto si muove velocemente lungo l'asse, diciamo, di ripresa, e non riesce a seguirvi sempre perfettamente. È un po' lentino, sì. Un po' un diesel. Migliora un po' se usate il face tracking, però diciamo che non può essere a livello delle altre due, ecco. Ok. Registrazione video in 4K. Tutte e tre le macchine registrano in 4K. Forse qui se la giocano Sony e Panasonic a questo livello, perché nella recensione della Canon avevo detto che c'è un fattore di crop un po' troppo elevato, quindi sebbene riesca a registrare a 4K 30 frame per secondo come le altre due, il ritaglio che viene fatto dell'immagine è troppo elevato, quindi questo la rende praticamente difficile da utilizzare quando, soprattutto nel vlogging, a meno che voi non abbiate un obiettivo super grandangolare, non riuscite a inquadrare una porzione utile, insomma, di video, per cui da questo punto di vista forse è meglio utilizzarla in Full HD. Le altre due invece registrano in 4K con, secondo me, una leggera prevalenza della Panasonic, perché riesce a fare i suoi 29 minuti e 59 secondi senza problemi di surriscaldamento. Invece la Sony potrebbe incorrere in qualche problema di surriscaldamento quando fate registrazioni in 4K molto lunghe, perché il corpo macchina è più piccolo, quindi disperde meno calore e ogni tanto la macchina vi dirà che non può più registrare perché è troppo calda, quindi per preservare se stessa farà questo tipo di limitazione. Per cui se volete registrare in 4K forse vi consiglio di andare ancora su Panasonic G80. Se invece registrate in Full HD e vi piace magari utilizzare effetti creativi come lo slow motion, Canon e Panasonic si fermano a 60 frame per secondo, quindi una registrazione che vi permette sì di fare lo slow motion, ma non così elevato come Sony, che invece arriva a uno strabiliante 120 frame per secondo. Quindi potrete rallentare o riprendere oggetti molto veloci con questa camera in maniera assolutamente fantastica. Ecco, se fate registrazioni video di sport, prendete autovetture che corrono, o giocatori che corrono, oppure atleti, bambini molto rapidi, l'accoppiata da Sony forse è quella migliore, perché in Full HD 100 frame per secondo, l'ho detto tre volte, magari la taglierò, ma l'ho detto tre volte, e abbinato a un autofocus veramente sorprendente, qua insomma è praticamente impossibile fare foto mosse o video che non riescono a tenere il tracking. Ci attacchiamo, raffica! 11 frame per secondo per la Sony, 10 frame per secondo per la Canon, 8 frame per secondo per Panasonic. Quindi vuol dire che siamo con differenze che non sono elevatissime, ma la Sony forse riesce a spuntarla per la sua generale velocità. Ma c'è una vincitrice assoluta di questo confrontone, quindi? Allora no, diciamo che non c'è una vincitrice assoluta, come sempre. Tutte le camere hanno dei pro e dei contro, sia lato prezzo che insomma lato performance. Possiamo però trovare delle indicazioni d'uso, okay, vai, più per una e più per l'altra. Allora, se dovessi pensare alla macchina da fotografo, quindi per chi fa prevalentemente fotografia, e magari fotografia anche dinamica, quindi a soggetti che si muovono molto velocemente, qui senza dubbio consiglierei questa Sony A7III. È forse quella più cara del gruppo, però le sue performance lato autofocus e registrazione Full HD 100 frame per secondo, l'ho detto 50 volte, però lo ribadisco, sono veramente eccellenti. Non la consiglio invece lato video, proprio perché non ha... Non è supportato. Video vlog. Sì, esatto. Poi, se invece cercate una camera economica per iniziare, forse quella più adatta è la Canon M50. Non a caso forse è una delle più vendute di questo segmento di camere non full frame, mirrorless, perché il prezzo di attacco è quello più basso tra le tre, ed è un'ottima camera, fa delle ottime foto grazie al sensore, fa degli ottimi video, quindi va bene per qualunque tipo di contesto, è portatile, piccola e devo dire funziona generalmente molto bene. È anche chic, ma sì, questo è anche chic, nella versione bianca è chic.
Invece lei? Lei è forse quella che se la cava meglio come all around, perché pur avendo un sensore un po' più piccolo delle altre, perché è un micro 4 terzi, non è una PSC, ha delle funzionalità che sono pensate proprio per un utilizzo mix tra video e foto, quindi lato video, fai video in 4K, ottimi Full HD 60 frame per secondo, ottime fotografie comunque, perché la Panasonic si difende bene lato fotografico anche, in generale è molto ergonomica e confortevole e soprattutto ha una facilità di cambiare settings, quindi potete magari registrare un video e scattare una fotografia proprio mentre state facendo il filmato. Questa è una cosa molto comoda quando volete riprendere delle scene, sia fare delle fotografie. Quindi se volete immortalare i momenti sia lato fotografico che lato video, la Panasonic è quella che funziona meglio di tutti, proprio per queste chicche lato video-foto in abbinata. Allora, la più versatile, la Palma, sì. La principessina numero... No, la principessina più versatile è la Panasonic, sì. La principessina per iniziare è la Canon, sì. E la principessina invece per i fotografi è la Sony. Sì. Direi che con questo è tutto. Sì. Con questo confrontone super mega gigante, super mega confrontone mirrorless di medio livello, è tutto dalla Provence. Vi salutiamo. Sì, se vi è piaciuto questo video, lasciateci un like. E se vi è piaciuto, chiaramente iscrivetevi al canale. E non perdetevi i prossimi video di fotografia, ma anche di viaggio. Se avete delle altre domande, lasciatecele nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutte e tre. Eccole qua. In questa casa, perché in Full HD 100 frame per Full HD 100 frame per secondo l'ho detto tre volte